18 giugno 1989, 18 giugno 2022. Buon 33° anniversario della tua beatificazione, Beata Elisabetta. Oggi dal cielo affacciati sulla terra per avvolgere in un abbraccio speciale tutte le tue figlie e i tuoi figli, suore e laici MPA. Ascolta la testimonianza di alcuni di loro. Chi è Elisabetta nella tua vita? Un caro saluto a tutti dal Brasile, in questo giorno in cui ci troviamo insieme a pregare in preparazione alla festa di domani. Domani, il 18 giugno, è per noi un giorno di gioia, il giorno in cui la Chiesa ha dichiarato Madre Elisabetta beata e l'ha indicata al mondo come una discepola fedele di Cristo, le cui virtù noi possiamo imitare. Per questa celebrazione mi è stata posta una domanda. Madre Carla, chi è per te Madre Elisabetta? È una domanda semplice, che però mi ha fatto riflettere. E ho pensato, se questa domanda fosse posta ad una bambina, chi è per te tua mamma? Penso che provocherebbe una reazione di sorpresa, di stupore. E sicuramente la bambina direbbe: mia mamma per me è tutto. Non esiste nulla senza di lei, perché non so pensarmi senza di lei. Ecco lei che mi vuole bene, mi cura, mi abbraccia e mi consola, mi fa sentire sicura, mi fa divertire, mi perdona. E ancora, è come la luce che illumina il mio giorno, è la guida sicura, colei che con tanta pazienza mi spiega ciò che è importante nella vita, che mi parla di Dio, della sua presenza, che me lo fa quasi toccare. Sì, la mamma è tutto questo e ancora di più. Da persona adulta e da religiosa maestra Pia dell'Addolorata, quando penso a Madre Elisabetta, la penso così: una presenza quotidiana, discreta ma forte, una mamma che continua a seguire me, sua figlia, con la stessa cura e lo stesso amore che aveva per le sue prime compagne. La sento desiderosa che anch'io possa sperimentare ogni giorno l'amore smisurato che il Signore ha per me e amarlo amando gli altri. La sento che mi invita a fare la volontà di Dio, come lei ha fatto nella sua vita, rassicurandomi che è proprio nel compiere quella volontà che io troverò la gioia e la pace. Madre Elisabetta mi ha insegnato che la via della santità, cioè vivere in unione con Gesù, non è una vita complicata, difficile o impossibile, perché è la santità dei piccoli passi, è la santità del quotidiano e tutti possiamo viverla. Non abbiamo paura, quindi, di incamminarci o di continuare su questo sentiero di santità. Ma aiutiamoci a vicenda a portare nel nostro mondo quel pezzetto di luce, di amore e di bontà che abbiamo nel cuore. E apparve a tutti immagine di Cristo, questo ci viene detto. Così è un'anima che si lascia abitare dal Signore, si trasforma e non è più lei che vive, ma Cristo che vive in lei. Madre Elisabetta, mia madre nella vita religiosa, come te voglio vivere la mia vita per Dio e per i fratelli. E ti ringrazio per aver trasformato il tuo sì a Lui in uno stile di vita per noi, per
religiose maestre Pia della Addolorata e membri del movimento laici. Uno stile di vita che possiamo vivere e condividere. Grazie, Madre. Una preghiera per tutti. Salve, mi chiamo Luigi Ciavattini, faccio parte del gruppo MPA di Castelferretti. Madre Elisabetta per me è un'insegnante del bene. Seguire alcuni suoi percorsi mi hanno portato ad essere disponibile particolarmente a chi è solo, ad essere un riferimento per la nostra comunità e aperto alla comunicazione con tutti. A volte entro in difficoltà e allora io mi do la beata, vado in chiesa e mi rivolgo al crocifisso. Serenamente esco con le problematiche più chiare. Oggi le varie vicissitudini ci hanno portato all'insicurezza, all'allontanamento tra di noi, ma la volontà e l'amore ci riporterà all'unione fraterna gioiosamente. Grazie, Beata Elisabetta Renzi. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. A te voglio cantare davanti agli angeli. Mi prostro verso il tuo tempio santo. Rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà e la tua misericordia. Hai reso la tua promessa più grande di ogni fama. Ti